momento delle torture agli animali, del fatto che gli animali non soffrano, non è solo etico, ma è di salute questo argomento. Ma è etico, ma ha una sua giustificazione, anche se non avesse niente a che fare con la salute. Quindi non c'è bisogno di metterlo in collegamento per forza. Così come, se posso dire, se però il collegamento c'è, va raccontato. Qua stiamo mischiando un sacco di argomenti. Non è che adesso hanno inventato i vegani, i vegetariani l'altro ieri. È dall'Ottocento che esistono questi fenomeni. Che c'era Nietzsche, c'era Conrad Lorenz, c'era Junger, c'era Thomas Mann. Sì, ma per appunto non mischiare le questioni, perché la questione della tortura degli animali io la capisco, la rispetto e la esercito, a modo mio, non la tortura, ma per esempio io certi cibi non li mangio. Quello che voglio dire io è questo: dove la questione dell'informazione e del fanatismo non vanno mischiate? Se tu vai a vedere, per esempio, magari è un servizio che potreste fare, lo avete fatto, vai a vedere il passato di molte di queste formazioni animaliste, tu scopri che sono formazioni e sono persone. Per esempio, tu prima hai fatto vedere Cruciani col salame che lo inseguivano, è un ex di Forza Nuova. L'anno scorso a Matrix qui è venuto un animalista, ex di Forza Nuova anche lui. È pieno di ex estremisti, è pieno di persone, vero, per favore, ma devo avere... Vero. Senti, Rosita Celentano, fammi finire, è vero. Ma scusa, ma non è così. Vero, ma non sono ma tutti io di non Cruciani, ti sto grazie tirando a Dio, in ballo. Ce n'è uno, ce ne sono pochi, io sto ma perché devi dire così? Io devo dire così perché sto proprio cercando di distinguere fra le persone come te e le persone fanatiche, anche se ma sto facendo fatica. Ma non ci sono tutti questi fanatici, ma non ci è sono, vero, ma t'assicuro, no, per ma guarda favore, che sono pochi, sono tu quelli stai che impedendo fanno rumore. Tu stai facendo casino, fammi finire. Certo, casino, io sì, sto cercando di dire semplicemente che un conto, e noi non dobbiamo mischiare, è la tendenza naturale del mondo andare in una direzione per la quale si mangia sempre meno carne, ognuno ha le sue opinioni, tutto quello che volete, i nutrizionisti, di quale tortura gli animali, sono d'accordo. Un conto poi è l'animalismo di chi cerca con la verità in tasca di convertirti e allora ne fa una guerra di religione. Sono queste le due questioni. E questo secondo me provoca perché un effetto contrario. Se tu mi dici cosa devo fare, io farò esattamente il contrario. Su questo sono ma io non con te lo te. Dico. È questo il fatto. Un'ultima battuta perché poi andiamo a...